solito quando si intervista un personaggio televisivo e soprattutto sportivo non si riesce mai a capire in realtà il giornalismo fin dove arriva e dov'è protagonista chiaramente la persona. Tu sei, ti senti più protagonista nel tuo ruolo o ti senti più giornalista? Intanto ti dico che è una domanda molto intelligente perché è sottile, è un lavoro un po' narcisistico, tu vuoi dire, no? Un po' egoriferito. Se tu non fossi un po' egoriferito probabilmente non avresti neanche la forza, soprattutto in inizio di attività, di carriera e di professione, per lanciarti. Però se lo sei eccessivamente rischi di oscurare i personaggi e le storie e quindi poi il tuo valore non vale niente, rischi di essere solo un egocentrico. Diciamo che il giusto mix serve ed è sufficiente, cerco di mantenerlo, però in effetti torna bomba, la domanda è molto intelligente perché poi basta che si accenda una lucina o che ti riconoscono due persone in giro e ti senti già figo, no? Invece tu devi metterti al servizio degli altri, ci sono tanti colleghi della carta stampata che firmano, non li vedi, bravissimi, quindi perché fare troppo gli egocentrici? Come impiega il suo tempo un giornalista sportivo in redazione? In redazione e dovremmo fare tutti così, cercando notizie, stando al telefono. Una volta ti avrei detto battendo il marciapiede, però è cambiata molto anche la professione perché adesso un po' per budget ridotti, un po' per le nuove tecnologie si tende ad andare meno in giro. Però almeno, viva Dio, usare il telefono, parlare con le fonti, cercare qualche storia curiosa per raccontarla. Poi fuori dall'ufficio, nel mio caso, io non perché faccio giornalista sportivo, ma cerco di fare molto sport, ma questo di natura. E quindi non per restare in linea, ma comunque perché mi piace. Quando commenti o segui la tua squadra del cuore, in sostanza dai prevalenza alla squadra o cerchi chiaramente di nascondere se la tua squadra in quella volta non ha vinto? Ti dico la verità, personalmente non sono più tifoso, da ragazzo ero juventino, ma vivendo da dentro l'ambiente, cioè ti innamori di un'idea, di un progetto, di una qualità di gioco, perché secondo me essere tifosi ti fa vedere una realtà molto distorta. E io sono personalmente molto contrario a questa deriva che c'è oramai nei nostri tempi dei giornalisti tifosi, che c'è nelle TV private, che c'è anche da noi nei network nazionali. E secondo me è una figura che fa colore, ma a mio avviso sputtana un po' la categoria perché perdi autorevolezza. Comunque impiega bene il tuo tempo. Ah beh, sicuramente, seguendovi e seguendoci. Allora un saluto a tutti.